Sfida salvezza, Castori chiede tre punti ai suoi contro il Mantova, parte subito bene il Piacenza con Parfait che però trova in uscita Bellodi. Sarà questa l'occasione migliore per il Piacenza al quindicesimo, poi ci prova Nainggolan dalla distanza, Bellodi non trattiene sulla ribattuta dell'austriaco Wolf, è bravo a chiudere lo specchio della porta. Piacenza ancora protagonista, gioca bene nel primo tempo, c'è una conclusione dalla distanza tentata da Sambugaro, pallone che finisce però sul fondo. Da questo momento si sveglia il Mantova che si fa vedere in avanti con Locatelli che tira però troppo centrale e debole. Va in chiusura Puggioni che rientrava dalla squalifica. Nel secondo tempo le cose migliori per il Mantova, pasticcio clamoroso della difesa della Piacenza, guardate come Zammuto si fa soffiare il pallone, è un caos totale. Alla fine arriva Carrus che prende bene la mira, diagonale, non lascia scampo al portiere Puggioni, è il primo gol stagionale per Carrus. Mantova in vantaggio, non finisce qui, contropiede un 3-2, Nassi ruba il tempo al suo controllore, si accentra il pallone a giro direttamente sul palo, ma avrà modo di gioire il Mantova perché arriverà il gol del 2-0 poco dopo il colpo di testa di Spinale, poi pallone rimesso dentro da Cavalli, Spinale, la difesa non c'è, veramente incredibile la difesa piacentina, ed è il gol del 2-0 anche per Spinale, il primo gol in stagione. Dilaga il Mantova che ha ancora un'occasione, Cavalli per Carrus che si accentra, il tiro questa volta è deviato da Puggioni. Nel finale si farà vedere il Piacenza, ma è troppo tardi, fa sfilare il pallone Avogadri per Moscardelli che non trova però lo specchio della porta. A 10 minuti dal termine la girata di Guerra, dice di no il portiere, poi Nainggolan sulla ribattuta, hanno chiesto anche il calcio di rigore per fallo su Simon, ma invece finisce 2-0 per il Mantova Piacenza.